stop for about 4 minutes at Gifashima station. Amici, siamo a Kyoto, abbiamo preso lo Shinkansen stamattina, in mezz'ora abbiamo fatto Nagoya a Kyoto e adesso stiamo andando a mangiare qualcosina al Nishiki Market perché nessuno ha fatto colazione. Ma è nuovo questo edificio, non l'avevo mai notato, cioè come ho fatto a non vedere questo Daruma fighissimo? Sto male ragazzi, quanto è bella l'insegna di questo sushi con il rullo, sembra chiuso, è chiuso. Quanto deve essere marcio questo ristorante che costa soltanto 750 yen per l'all you can eat? Andiamo? No. Ok, siamo arrivati, è il momento di andare a caccia. Mangeremo il mondo di roba. Tè di fagioli di soia neri. Bravo, bravo. Non è male. Sono entrato perché, boh, magari lo compravo. Lì in fondo qualcuno ne ha mollata una veramente potente e è scappato. Avete preso il polipino. Davvero, ti piace? Sì, buono, buono. A me non dispiace, ci sta, c'è l'uovo dentro. È molto viscido. Non ti piace? No, dai, ci sta, la testa sì, ci sta. Questa qua è la collezione delle Coca-Cola di Kyoto. Abbiamo trovato anche quelle di altri posti, tipo Nagoya, Matsumoto. Ragazzi, se venite in Giappone e vi piace la Coca-Cola, potete comprare la bottiglia speciale con i Sakura. Hanno fatto anche la confezione. Idea intelligente, però costa il doppio che prendere nelle macchinette. Solo che le devi cercare. È anche divertente cercare in tutte le macchinette se ci sono le bottiglie speciali. Sono anche in metallo per portarle in Italia. Sì, questo qua è proprio l'attrezzo, il tronco, il ceppo che si usa per fare il mochi. Tu che sei, strano? È pasta di riso, io non, cioè, non l'apprezzo molto, quindi non te la consiglio. Guarda quanti assaggi di pesciolini, l'abbiamo preso anche noi, non credo sarà buono. Non lo comprerei. È buono. No. Buonissimo. Bello come scocciola. Non ha una bella faccia. No, ragazzi, prendetelo un aghi. Qualcosa lì che si chiama Amò è solo carino da vedere. La cosa più buona di tutto il viaggio. Davvero? Sì, sì, è stupendo. Lo prenderei anch'io lo spedino di Unagi, però ho visto che gli stavano dando il resto sbagliato e non mi era mai capitato in Giappone. Un po' sospetta come cosa. Tipo sbagliato tanto. Come fanno le bacchette? Ma Amò è quello che ho mangiato adesso, faceva schifo. Farà schifo. Però con doppia frittura magari è buono. A me ispira di più questo spiedone di Unagi. Buono, sembra buono. Buono. Però mi deve fare lo scontrino. Vedete ragazzi, si capisce che è un signor posto per mangiare l'unagi perché ce lo sta scaldando nel microonde. Arigato. Ma guarda che bello che è. Sì, fatto al microonde. No, dai. Ma no, non è così. La pastella sembra buona però ragazzi. È sì, l'abbiamo assaggiata da... L'hai visto la tempura? Buono. Buono? È buono. È buonissima. Non è incredibile ovviamente, però c'è un po' di terra comunque. Eh sì, perché l'anguilla sa un po' di terra. Sì, è vero. È anguilla di fiume. Sa un po' di terra. È molto più bello che buono. Quaglia. Ma stai scherzando? Gli osei? Ci sono i passerotti. Questa era una cosa che non vedevo da un sacco di tempo e in Giappone non mi era mai capitato. E dire che sono venuto un po' di volte qua al Nishiki Market. Cioè, vendono gli osei senza la polenta,
Secondo me questo posto diventerà talmente tanto turistico che negli anni inizieranno a vendere anche le tarantole e le cavallette fritte. Esattamente come a Bangkok. Però adesso andiamo a cercare quel baracchino meraviglioso dove mangiare il sushi e il sashimi strabuono. Poi le prendevano anche le studentesse giapponesi, le ho prese anch'io. Tutti questi takoyaki per 200 yen non mi sa che non sono tanto buoni. Fuori 0 gradi, dentro 6.000. Ma intero mi ammazzo? No, non ti fanno male. No, sono caldini. Ma benissimo. Ok, siamo arrivati. Adesso mi sa che prenderò un bel po' di pesce, compreso anche il riccio di mare. Mi sono fatto un bel piattino di cose che non avevo mai provato. Questo spiedino di fatty salmon condito con salsa di soia. Questo qua è un riccio di mare, l'avevo già assaggiato. E questi pesciolini li hanno chiamati ice fish. Ma prima Eleonora proverà il wasabi per la prima volta. Wow, guarda che buono. No, troppo. No. Sì, no, è giusto. No, dai. Poco per... dai. No, è giusto. Dai. Guarda che bello. Oh mio Dio, è veramente grasso. Mi ha messo sopra altra salsa di soia e anche il limone. Buono. Allucinante, sì. Io questi spiedini di sashimi li adoro. Ma è un'ostrica quella? Sì. Madonna, gigantesca. Sembri alto 3 metri con questa inquadratura. Madonna mia. Non li ho mai assaggiati questi pesciolini. Sì, grazie. Dai, vieni. Non credo di aver mai mangiato un pesce così amaro. È abbastanza difficile da buttar giù, quindi credo che me lo berrò. Bella raga. Mangiato tutto assieme è un sapore completamente nuovo. Butto giù tutto con un po' di tè. Basta. Questa qua è l'acquetta della grondaia. Veramente buonissimo. È arrivato il momento di concludere con un bel riccio di mare. Mi ha dato pure la forchettina. Mamma mia, è il burro del mare. Cipolla. Buonissimo, veramente sudato al punto giusto. Però non posso avanzare tutto questo wasabi. Vado. Parte come un pugno nello stomaco. Sciottino di salsa di soia. Sto volando. Bello perché mentre fanno il pesce si mangiano anche i panini del combini. Sashimi di salmone grasso, pesciolini che non avevo mai provato, mi hanno acceso la luce, me l'hanno rispenta, e anche il riccio di mare, tutto per 1100 yen, neanche 10 euro. Mi sono dimenticato di fare anch'io le fotine per Instagram. È vero. Melanzana fritta e pollo crudo. Borgo tutto bruciacchiato. Madonna, ma è enorme però. Comunque sappiate che non è esattamente il top mangiare in questi posti, perché è bello lo street food, passeggiare, prendere spiedini a destra manca e spendere una barca di soldi, perché comunque è anche abbastanza costoso qua. Sono successi degli episodi che mi hanno fatto capire che il livello di igiene non è il massimo neanche qui in Giappone, perché chiunque può passare, tossire e starnutire vicino al cibo. È molto affollato lì dentro, le persone vanno a sbattere con gli zaini contro gli stand dove c'è il pesce. E non dirò a chi è caduto un portafoglio sui polipetti, e la tipa ha preso un vassoio, li ha rispolverati, li ha ripennellati di salsa di soia e li vende come se fossero nuovi. Cioè vedi, il cibo è qua, noi camminiamo qua, potrebbe caderti sopra qualcosa. Tipo un portafoglio. Però è così ragazzi, è un posto turistico. Infatti ci sono molti europei, occidentali in generale, e anche parecchi italiani. Due mi hanno riconosciuto e a 20 centimetri da me ho sentito la ragazza che diceva: hai visto chi è? È il tizio. E per fare quest'ultima clip sono entrato in un negozio a caso dove credo vendano quelle specie di sottaceti, cose strane che mettevano nei piattini quando abbiamo mangiato cucina kaiseki. Sono un po' ignorante in materia, ma mi sembra di riconoscere alcune cose. Anche questa forse. La madonna, ma questa è grossa come un infradito. È un mostro. Quindi è lì che è caduto il portafoglio. Ok, adesso lo sapete. Che bello questo tanuki, lo vorrei a casa. Spariamoci questo karage.
freddo. È buonissimo e morbidissimo, ma nonostante fosse all'interno della teca riscaldata è ancora freddo gelato. Ma per 1,60€ è già tanto che sia pollo. Ma anche l'anatra fredda? Spiek. Oddio, ma com'è che non avevo mai visto Shake Shack qua a Kyoto? Tranquilli, non ci vado, sarebbe esagerato. Comunque dai, ci stava questo giretto al Nishiki Market. Adesso proseguiamo, abbiamo una meravigliosa giornata di sole davanti a noi. Siamo stanchi morti, ci siamo svegliati tutti alle 5:45. Ma quelli sono un po' più fatti. Stiamo scattando delle istantanee bellissime. Ragazzi, perdonatemi, ma mi sto dimenticando di fare video. Mi sono reso conto adesso che abbiamo visto un sacco di cose e non le ho filmate. Comunque, anche se non sono il fan numero uno di Kyoto, che considero un grosso parco a tema Giappone, devo dire che questi templi sono veramente allucinanti. Scimmie aggressive. Ci sono le scimmie aggressive. Anche io scusa me se così. Ah, questo è Alessandro. Ciao. Bello. Oh, ma subito, appena siamo arrivati. La vedete ragazzi? Quella lì c'è una geisha e una maiko. Eccola! 20 secondi che siamo a Gion, abbiamo già visto due geisha e una maiko. Fanno danza, hanno una vita da cintura. Ci siamo fermati al 7-Eleven per prendere un gelatino e siccome ero indeciso ho chiesto a due ragazze giapponesi se potevano consigliarmi qualcosa e loro mi hanno detto che questo era molto oishi. È praticamente un magnum però al matcha. È muffito questo. È come sulla confezione. Nelson, dove sei? Aiutami. Ma è buono. È decisamente più buono che bello.